sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi finalmente siamo tornati su Ark Extinction in compagnia della nostra Ginetta. Allora, nel frattempo che non eravamo in gioco, meglio non stavo registrando, stavo però facendo cose, cioè non è che siamo stati con le mani in mano. Ad esempio qua ci siamo fatti una bella serra, guardate qui, abbiamo già tutte le cose pronte, abbiamo finalmente un sacco di narcoberry che sono la cosa più importante. Ci siamo presi un Fiomia e un Parasauro, ovviamente l'ho fatto fuori registrazione perché, cioè, nel senso sono un Fiomia e un Parasauro, quindi voglio dire niente di entusiasmante. Ci siamo anche preparati delle compostiere, aspetta cacca, vedete perché mi sono presa Fiomia e Parasauro? Sempre utili, ah cavolo, qua è già pieno. E di qua? Anche di qua è già pieno. E allora niente, metteremo le cacche così come sono. Dicevo, ci siamo preparati le compostiere lì fuori, però stiamo utilizzando anche il rigurgito dei gufetti come fertilizzante, che da quello che ho capito è un super fertilizzante, quindi io spero che i miei gufetti ci portino tutto. A parte questo, non abbiamo fatto altre cose interessanti, ma le andremo a fare adesso. Allora, noi abbiamo lasciato i nostri gacha nella parte sotterranea laggiù perché non sapevo come portarli fino a casa. Dunque, mi avete suggerito, per ottenere le sfere poké devi farti un esercito di megatherium. E quindi io oggi ho intenzione di catturare tanti megatherium. Ecco, tipo tanti di questi che a quanto pare sono super cazzosissimi e noi non li abbiamo effettivamente mai presi. Aspetta che questi si incacchiano molto appena gli passi vicino. Quindi ci faremo un esercito di questi, dopodiché faremo un tentativo, proveremo ad andare a proteggere una di quelle capsule che cadono dal cielo, che in teoria appunto mi dovrebbero quindi dare tante sfere poché, io lo spero tanto. Per fortuna megatherium qua in giro ce n'è veramente tanti, là ce n'è un altro qui, quindi in questa zona io penso di costruire adesso una bella trappola per catturarli uno dopo l'altro. Abbiamo già tutto il materiale che ci serve all'interno del nostro anacleto, quindi direi che siamo pronti per costruire. Ma, prima di ogni altra cosa, vorrei salutare e fare tantissimissimi auguri di buon compleanno, anche se in ritardo perché è stato il 4 maggio, a Daniele Aceti. Tantissimissimi auguri, tantissimissimissimissimi auguri e un enorme abbraccio. Qua c'è un altro megatherium che sembra molto arrabbiato. Gli vedo un alone rosso intorno, se la sta pegliando con noi, ma perché? Non ti ho fatto una cipa, maledetto. Ce n'è un altro qui, ok perfetto, no, direi che questa è un'ottima zona, è ricca di megatherium, quindi direi che la trappola ce la faremo qua, mi sembra anche una zona abbastanza in piano. Sì, possiamo farcela qui, questo mi sta ancora inseguendo, vero? Sì, mi sta ancora inseguendo, ma forse se la prende con un povero parasauro che non c'entrava una cipa, ma poverino! Ma guardalo com'è cazzosetto, se la piglia con tutti, ma povere bestie, povere creature! Ma anche con la lumachina, ma sei un essere infame e orrendo! Ma dimmi te! Là, laggiù ce n'è un altro. E vabbè, siamo super strapieni. Perfetto, quindi sì. Vediamo, una zona un po' protetta. Tipo qui? Tipo qui. Un po' nascosti, quello ce l'ha ancora con noi. Sta cercando noi, non capisco se sta cercando noi o se la sta prendendo con altre bestie. Dannazione però, io volevo evitare di attirare la loro attenzione prima di aver costruito la trappola. No, cosa c'è? No, maledetti insetti del manga. No, sembra si stia facendo i cacchi suoi. Va bene, dai, io provo a costruire qua, sperando che il tizio non si incacchi. Fammi alzare il livello di danno al nostro ciccio. Ma guarda come se la piglia con tutti. Ma perché? Ma perché è così arrabbiata con la vita sta bestia? Allora, vediamo di iniziare a preparare la nostra trappola. Qui c'è una roccia, mi potrebbe dare fastidio. Ciao megalocero, grazie. Oh, che bellino, ma sei tutto bianco, sei albino. Cosa sta cadendo una di quelle robe dal cielo? Ecco, un altro problema potrebbe essere questo. Una volta che una di quelle robe è caduta, io ci metterò un'eternità a raggiungerla con l'esercito di megatherium che mi voglio fare. Boh, vabbè, ci penseremo dopo. Allora, peraltro sto registrando con i due cagnolini. Sì, due, perché oltre a Pippi, se... mi seguite su Telegram, su Facebook, vabbè, sui vari social, sapete che sto facendo volontariato in un rifugio per animali e da questo rifugio ho preso un altro cagnolino perché ovviamente avevo bisogno di complicarmi l'esistenza.
Però vi giuro, vi... Cosa sento rumori? Ah no, è il megalocero che fa casino. Però vi giuro che non potevo assolutissimamente farne a meno. Aspetta, la porta dove la mettiamo? La metteremo tipo... Way. Qui così, sento casino. No, dai. Ma perché sto costruendo? Mi lasci costruire, maledetto robot. Venga. Muorici, muorici. Che poi non so se muorici è il termine giusto per un robot. Distruggiti, distruggiti. Ecco. Così forse è meglio. Guarda là, tra l'altro ce n'è altri due già stecchiti. Forse sono stati i Megatherium. Guarda lì, ce n'è due Megatherium. Mamma mia, è piena sta zona, è piena. Dicevo, ci siamo presi un altro cagnolino che si chiama Beethoven, è troppo bellino. Però è anche un super super fifone. E quindi purtroppo quando registravo il poverino si impanicava molto. E visto che è un cane cozza, un pochino come Pippi, ovvero non mi si schioda mai di torno, ce l'ho sempre in mezzo ai piedi. Il poverino, ripeto, mi fa molta tenerezza perché è super spaventato, c'ha paura di qualsiasi cosa. E io non potevo registrare perché lui si impanicava tanto quando mi sentiva urlare, quando mi sentiva parlare da sola, poi pensava che parlassi con lui, quindi veniva a cercarmi. Però vabbè, non importa, è molto molto tenero. Adesso noi stiamo io sto provando a registrare con lui qua vicino, che appunto non si schioda. Pippi ormai è abituata, ma Beethoven nope. Per ora sembra tranquillo, quando inizierò a urlare perché le cose andranno male, e noi sappiamo che le cose andranno male prima o poi, e la cosa potrebbe, non lo so, diventare difficile per lui da gestire. Non lo so, spero di no. Spero che il tizio si abitui in fretta alle mie urla, alle mie grida. Allora, vediamo un pochino i livelli di questi Megatherium. Mi sali qua sopra, Ginetta, grazie. Allora, qui abbiamo un 54, che per iniziare mi sembra un'ottima cosa. Un 17, che vabbè, E gli altri, là ce n'è un altro, fammi vedere che livello sono. Un 84. Un 84, molto molto bene. Io penso di non avere abbastanza narcotici per farmi un esercito di questi cosi, però vabbè, iniziamo e vediamo come va a finire la faccenda. Tizio, te la prendi con me per favore? Tizio, perché mi ignora? Perché mi sta ignorando? Potrei sentirmi offesa per questa cosa. Ma scusa, prima mi stavi rompendo l'anima che ti sono solo passata vicino. Allora aspetta, guarda. Lo facciamo arrabbiare noi. Ah, dove sei, Gufetto? Dove sei, Anacleto? Ok, direi che adesso ce l'ha con noi. Vieni, ciccio. Aia, con chi se l'è presa? Non importa con chi se l'è presa. È caduto nella nostra trappola. Allora, aspetta, fammi mettere il tizio in passivo. Ok, e vediamo adesso di sparare al ciccino qui. Ciao Lillo. Speriamo ci vada giù in fretta, perché appunto non ho tantissimi dati narcotizzanti. Ho un bel po' di frecce narcotizzanti, ma vorrei evitare di usarle perché feriscono tanto tanto le bestie. Io vorrei che questi mi salissero di un bel livello. Sì, però non mi distruggere la trappola, Cici. Mi serve per altre bestie. Mi serve per tante altre bestie. Soprattutto io devo catturarne uno alla volta, vero? Perché non posso metterne due in gabbia. C'è il rischio che si facciano male tra loro se uno è svenuto. Poi se uno si addomestica mentre l'altro è ancora sveglio, no, è un casino. Oh, ci vorrà un'eternità, quindi... Oh, mamma mia. Vabbè, non importa. Comunque, ragazzi, sappiate che mi è mancato tantissimo giocare su Ark. Per carità, Valheim è molto molto carino. Però, come voi stessi mi avete detto nei commenti, come Ark non c'è nulla. Nulla come Ark. Vi dirò, anche Valheim mi ha fatto frastimare abbastanza, ma più che altro per alcuni bug. Ah no, ho beccato una parete, dannazione. Aspetta, tizio, aspetta, musetto, metti il musetto di qua. Vabbè, non importa. E dove sei? Là. Dove? Lillo? Svenuto? No, non è svenuto. Ah! Aiuto, no cani, non vi impanicate per favore, non vi impanicate, state tranquilli. È un gioco, sto giocando, non sto urlando per davvero. Oh mio Dio, ragazzi, sarà un delirio registrare con questi due. Ho domesticato una parete, dai che c'ho pochi dardi, cribio. Ginetta, concentrati per l'amor di Dio, stiamo sprecando un sacco di dardi addormentando pareti. Sei addormentato, perfetto, molto buono, molto buono.
E cammina, Lillo. Ops, ho dimenticato una cosa fondamentale, la carne. Vabbè, non importa. Ce la procuriamo immediatissimamente, guarda. No, scusi, Stego, ma io non ce l'avevo con lei. Non ce l'avevo con lei. Là, un po' di carnina. Peccato che non ci sia un po' di primate qua in giro. Dannation. Va bene, non importa. Ah no, primate me l'ha data. Chi me l'ha data la primate? Lo Stego. Ma davvero? Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo. Fortuna vuole che siamo anche vicini alla base, quindi posso andarmi a recuperare i narcotici che ho fatto, ma che ovviamente ho dimenticato di pigliare. Mi sto muovendo in maniera terribile col mouse. Ragazzi, spero che non vi stia venendo il mal di mare. Ah, qui il torpore scende anche abbastanza in fretta, cicci. E che cribbio cacchio però. Ah, ci vorrà un'eternità. Ci vorrà decisamente un'eternità. Oh. E vabbè, direi che io mi addomestico il signorino qui e piano piano ci addomesticheremo tutti gli altri. O ne provo ad attirare uno qua dentro, così ne facciamo due addomesticamenti alla volta. Non lo so, e se si ammazzano a vicenda? Cioè, più che altro magari cercando di colpire le pareti mi colpisce quello addormentato. Oh, che pizza. Scusa, tu mi sei livello 17. Questo potrei anche provare ad addormentarlo tipo da qui. Se io mi metto qua in alto lui non ci arriva, tipo. Non lo so, secondo me ci arriva tranquillamente. No, forse non ci arriva. Non ci arriva davvero. No, non ci arriva. Aspetta, però da là dietro può salire, vero? Aspetta. C'ho paura che il tizio qua mi freghi. Aspetta che mo Ginetta c'ha pure sete. No, maledetti pulsanti. Ginetta c'ha sete, bevi. To, bevi. Mamma mia, il gufetto che casino che fa, me l'ero dimenticata. Questo è un livello 17, però visto che tanto mi devo fare un esercito, nel senso qualche vittima sacrificale dovrà pure esserci, no? Mi sa che questo 17 sarà tra quelle. No, sta fuggendo. Il Lillo sta fuggendo, dai, non mi fuggire. Cicci, non mi fuggire. Mai che lo piglio da qua. L'ho preso. Sì, l'ho preso, ma... E è già scappato a casino, niente. Ci siamo persi un Megatherium per nulla. Cioè, guarda come sta fuggendo. Ma guarda. Ma è super impanicata sta bestia. Ora vedrei che si arrabbia di nuovo. Ora vedrei che si arrabbia di nuovo. Si arrabbia? No, si impanica molto. Ah, però c'è un altro! C'è un altro! Aspetta, non vi avevo visto, scusate. Aspetta. Aia, maledette. Maledetti insetti, che pizza. Guarda qua che ce n'è uno, non so che livello sia. Però, aspetta, fammi vedere, scusami. Un 39! Vabbè, dai, un 39! No, non volevo prendere arco e frecce. No, dove va, signore? Signore, le ho lanciato due dardi, lei non si può già essere... impanicato così, scusi. Ma non è normale questa cosa. Va bene, ok, basta, dai. Smetto di scocciare i Megatherium. Aspettiamo che si addomestichi quello che abbiamo già nella gabbia. E poi piano piano attireremo tutti gli altri. Però così ci vorrà veramente un'eternità, ragazzi. Veramente un'eternità. E soprattutto, ora dov'è la gabbia? Aspetta, ops. Vedi, io e la foga degli addomesticamenti. Aspetta, di qua. Sì, è qui. Speriamo che i tizi ora non mi vengano tipo a cercare. No. Siamo già al 64%, ma grazie alla Primate questo. Molto buono. Molto buono, Lillo. Bravo, continua così. Quanto odio non avere le sfere poké, mamma mia, quanto odio non avere le sfere poké, è una cosa che proprio mi manda in bestia. Ormai mi c'ero così abituata, erano così comode, dannazione. Dov'è casa? Qui dietro?
forse no. Sì, è qui, ok, perfetto. Andiamo a recuperarci un po' di acqua, un po' di narcotici. Vedo se riesco a farmi anche altri due dardini. Tanto un po' di metallo dovremmo averlo recuperato, perché abbiamo raccolto un sacco di metallo dai robot già stecchiti, cioè fatti fuori da altre bestie. Vediamo un po', vediamo un po'. Munizioni. Non è che riusciamo a farcene tante, aspetta. Vabbè. Cicci carne marcio voi ne avete? Non tanta. Mi devo prendere qualche carnivoro, tipo qualche carno, qualche bestia che mangi un botto di carne, che mi possa poi trasformare in carne marcia. Ma c'è qualche bestia che produce carne marcia? Cioè c'è bestia che... Ci sono bestie che ne produ- che ne mangiano, però che ne producono... mi sa di no. Dannation. Vabbè, ascolta, fammi prendere anche un po' di... Fammi prendere anche un po' di narcoberry. E al massimo ad un certo punto li teniamo addormentati con le narcoberry, che vuoi che ti dica. Non prendiamone tantissime. Fammi liberare anche di un po' di roba. Ah, tra l'altro per ora ci siamo fatti una sella di Megatherium. Non ne ho fatte altre. Non so se ne serviranno altre. Cioè, la mia idea era tipo di guidare in battaglia il Megatherium più potente. Magari portarci un gufetto delle nevi anche, che così ce li cura mentre loro combattono. Perché no, perché no? Ok, dai. Aspetta, vai. Fai anche polvere da sparo, che ci serve, che ci serve. Ok, torniamo dal nostro Megatherium, che io confido nel fatto che sia domesticato. Cani, state tranquilli, non sta succedendo niente, non sto urlando neanche così tanto. Anzi, ragazzi, mi dispiace, mi sa che sto parlando anche a bassa voce. Che non è da me, cioè non è una cosa da me, mi sto trattenendo tantissimo. Solo per non spaventare i miei cagnolini, picchiata. Sì, Megatherium addomesticato, grande Lillo, bravo, ci ha messo pochissimo. Io pensavo ci volesse molto di più. Ok, allora adesso ci andiamo a prendere anche gli altri. Allora, lui lo dobbiamo mettere... Aspetta, fammi mettere la sella. Ciao, Cicci. Ah, aspetta, dammi anche tutte queste cosine. Un po' di carne te la lascio. Questa poi se mai la prendo. Aia, cosa? Chi mi sta facendo male al gufetto? Che è in passivo, dannazione. Porca miseria, gufetto. Allora, vediamo di mettere il Megatherium tipo... Aspetta. Tipo qua su lo potrei mettere, un po' lontanino, ma abbastanza al riparo dagli altri, dalle altre bestie. Speriamo. Allora, intanto aspetta che lo voglio provare. Voglio provare un pochino. Fammi mettere di nuovo Anacleto in Attaccaci Tutti. Ok, così io posso testare in tutta calma un attimino questo Megatherium che mi avete detto essere una bestia wow, super forte. Vediamo. Cosa mi raccoglie? Di tutto mi raccoglie. Ma mi raccoglie di tutto. Scusa, a che livello mi sei salito? 80, però. Vai, danno da mischia e poi vita tutta la... Ti aumentiamo la vita per sempre poi. Allora, vorrei scontrarmi con qualche bestiolina. C'è qualche bestiolina nei paraggi che non sia un altro Megatherium? È un po' lentino, sarà molto difficile riuscire ad arrivare alle capsule con un esercito di ste bestie. Però, no, lì c'è un altro Megatherium, mamma mia, ma è pieno. Non c'è qualche altra creatura qua intorno? A parte gli insetti, intendo. Volevo testare la bestiolina qui. Io vorrei attaccare una bestia. Si difenda, cosa c'è? Lì c'è un altro Megatherium, ma porca puttola, pieno di Megatherium, non c'è nient'altro qua in zona. Ma possibile? Ce la prendiamo con un robot. Prendiamocela con un robot, vediamo come va. Aia, c'è andato giù? No, non c'è andato giù. Aspetta. Schiaffi. Ah però, Lillo. No, vabbè, ma mi raccoglie un botto di roba. Mi piace. Però vorrei farlo scontrare con qualche altra creaturina un po' più forte. Guarda là. Aspetta che là dietro ho visto dei robot. Allora, vediamo con questi due signorini come ce la caviamo.
Salve. Mamma mia il casino, mamma mia il casino. Aia, ci sta facendo un po' male, ci sta facendo un po' male in realtà. E le stiamo pigliando anche noi, vedo. Perché vedo che anche la vita di Ginetta non sta andando proprio molto bene. Ok, l'abbiamo fatto fuori, perfetto. Mamma mia però, fortini tizi, aiuto. Lillo, tu sei super ferito. Ah, non ce la faremo a combattere tutti i cattivoni corrotti che ci attaccano quando difendiamo la sfera. Oh mio Dio, non lo so. Non lo so, mille dubbi, mille dubbi. Comunque, bando alle ciance, abbiamo un sacco di lavoro da fare, quindi direi di mettere il nostro Megatherion qui. Non mi azzardo a metterlo in passivo, semplicemente cerco di metterlo un po' più lontano dalla gabbia, sperando che non venga in nostro soccorso, sperando che nessuno gli vada a rompere le scatole. Ah, aspetta, 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 se volevo far entrare il Megatherion qua dentro, quello da domesticare, lasciando la porta aperta, complimentoni. Allora, lì c'era un 84, giusto? Io vorrei l'84. È lei l'84? Sì, è lei l'84. Ma quanti ce n'è in giro, ragazzi? È pieno, è pieno. Salve, lei si arrabbia con noi? Salve. Salve, scusi. Aspetti, 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 aspetti che ci siamo incastrati malissimo. Ma vediamo se così lo facciamo arrabbiare un po'. Sì, direi di sì. Sì, 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 sì. Ok, vieni Lillo, non distrarti picchiando altre bestie. No, no. Ma perché si distraggono così facilmente queste creature? Però, che atterraggio. Con calma. Scusi, 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 ma non volevo. Non ce l'avevo con lei, glielo giuro. Scusi, scusi. Oh. Ma cos'è caduto lì? Oh, ops, abbiamo ucciso anche... Tu cosa mi avevi rubato, uccellaccio maledetto? Ah no, cos'è? Ah, il progetto! È il progetto per fare i robot! Sì, 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 sì! Il progetto per fare i robot, sì! Voglio farmi tanti robot! Ci faremo anche i robot! Ciao Lillo, scusami! Mi potresti seguire? Grazie, molto gentile! Ed è finito anche lui nella gabbia. Perfetto, molto 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 benissimo. Mettiamo di nuovo Anacleto in passivo e vediamo di prendere a fucilate il signore. Salve. E non si arrabbi così. Mamma mia, come sono isteriche queste creature. No, dannazione, l'ho mancato. E facci giù, Cribio, che ti sto sparando un botto di dardi, dai, che devo catturarne tipo altri 10 di voi. Quanti me ne serviranno per riuscire a difendere una di quelle capsule? Mi devo ricontrollare la questione del colore, perché mi avete detto che in base al colore della capsula, l'attacco degli animali, delle creature corrotte, può essere più pesante. Quindi devo capire... Aspetta, si è addormentato, no? Devo capire qual è il colore... più facile. Così partiamo da quello e poi eventualmente... Ciao. No, ma perché mi vai da quel lato? Scusa. Buongiorno. Tu sei rimasto incastrato male così, vero? Ah, ti ho preso nell'occhio. Dio, che scena orrenda. Scusa. Scusa, non volevo... No, che brutto. Non riesco a guardarlo. Neanche lui riesce a guardare adesso. Scusami, ma che brutto. Non volevo farti così male. Ci puoi svenire, tesoro? Cioè, apprezzo il fatto che tu resti immobile. Partiamo da questo presupposto. Però... Se ci svieni, guarda, andiamo un po' più d'amore d'accordo. Ti voglio proprio tanto 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 bene. E ci è andato giù. Alleluia, alleluia, alleluia. Perfetto, perfettissimo. Allora aspetta che voglio Primate. Quindi ora noi ci andiamo a cercare un po' di Primate, caro il mio Anacleto. Ma guarda qua che c'è un altro Megatherion. Ma perché è così pieno? Cioè, per carità, a me va più che bene. Lo sono veramente tanterrimi. E va bene, allora noi adesso ci addomestichiamo questo qui. Dopodiché, ragazzi, io vado rapida, tra virgolette. Ci addomestichiamo un bel esercito e poi finalmente andiamo di nuovo a testare una di quelle... di quelle capsule che io spero veramente di riuscire a difendere per ottenere le sfere Poké.
voglio almeno un centinaio di sfere poche, perché no, no, vi prego, vi prego. Come ci si fa a spostare con le creature su una mappa del genere, soprattutto senza le sfere poche? Cioè, è impensabile. È veramente impensabile questa cosa. Aspetta, aspetta, lì ce n'è un altro ed è un livello 102. Un livello 102. Oh mio Dio, dai, ti prego, Lillo, sbrigati. Lillo, sbrigati al 65%, dannazione a te. Voglio il 102, voglio il 102. Gli altri cos'erano? Dove sono soprattutto? Perché sono spariti? Erano tutti qua intorno, scusa. Ah, laggiù, laggiù, laggiù. Laggiù ce n'è uno, l'ho visto. L'ho visto per un attimo. Eccolo lì. Ah, quello è il 39 che stavamo provando a prendere prima. Ok, molto buono. È veramente pieno. È veramente pieno. Che palle sti robot, mamma mia. Aspetta, fammeli fare fuori prima che si avvicinino alla gabbia e rompano le scatole proprio mentre magari la bestia si sveglia. Uno fatto fuori, l'altro... Tartaruga, ce la puoi fare? Ti do una manina, guarda. Ti do una manina. Eccoli, fatto. Te la prendi con me ora? Ma Lilla, io ti stavo aiutando, però non mi sembra il caso di prendertela con me. Ma che cattiva! Ma guarda te! Ma che ingrata, che ingrata! Io la stavo aiutando, la stavo salvando e quella mi attacca. Maledetta tartaruga. 102, ti prego, non ti allontanare, che sei in una bellissima posizione. Cioè, da lì arrivi dritto dritto dentro la mia gabbia, è perfetto. 97%, perché sempre 97%? Vabbè, sempre meglio di quel 99,9 che ogni tanto capita e fa girare non poco i maroni. Yeah, abbiamo anche il secondo Megatherium. Grande, grandissimo. Bravo Lillo, come mi sei salito? Livello 122, mi va molto molto bene. Molto molto benissimo. Seguimi, ce la fai a seguirmi o ti devo per forza mettere la sella? No, tesoro, hai la porta proprio un po' più in qua. Guarda, un po' più in qua. Vieni, Cici. Ma perché? Ma... Dai, no vabbè, non ci credo. Vabbè, non è importante. Prendiamo la sella al tizio qui. Ciao Lillo, scusami, ti devo privare della sella. Porta pazienza. Ah, adesso riesci. Adesso riesci a uscire, maledetto. Ora che stavo andando a mettergli la sella. No vabbè, mi prendono un po' per il culo le bestie di Ark, diciamocelo. Lo so io, lo sanno loro, lo sapete anche voi. Ecco, stai fermo qui. Perfetto, e due ce li abbiamo. Adesso vediamo di andarci a procurare gli altri. E poi quasi quasi, quasi quasi vi dirò, io mi prenderei anche qualche Rex. Qualche Rex di livello bello alto. E poi ce ne andiamo a difendere una di quelle capsule. Sì, 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 voglio il mega esercito di bestie. Voglio il mega esercito di bestie. Ok, attiriamo il 102 nella trappola e proseguiamo con la creazione del nostro esercito.